Oggi parliamo di come differenziarsi dagli altri. Questa è la domanda delle domande. Questo è un episodio di Gaito risponde. Sapete che ogni tanto, no? Faccio un episodio dove praticamente prendo una risposta che mi manda qualcuno di voi e ci dedico un po' di tempo per rispondere in maniera dettagliata. E questa qui è una domanda che veramente esce fuori tanto, un sacco di volte. In particolar modo esce fuori quando ci sono persone che vogliono creare magari dei contenuti, no? Mettersi lì fuori, in qualche modo esporsi, mettendoci la faccia con un podcast, con un canale YouTube, su Twitch, su un blog, che ne so, oppure scrivendo un libro, qualsiasi cosa. E hanno fondamentalmente una paura di fondo. Si fanno una grossa domanda: come mi differenzio dagli altri? E cioè, sul mercato c'è già gente che parla di questo argomento. E perché dovrebbero ascoltare me? Perché dovrebbero leggere me? Perché dovrebbero guardare me? Questa è una delle tante pippe mentali che si fanno i creatori di contenuti, no? Quindi, che ne so, entro nel mondo del digital marketing e voglio parlarne e mi viene, bam, la mega pippa. Ma perché la gente dovrebbe ascoltare me? Non ho niente da dire. Non ho niente di diverso da dire. Questo, no, è strettamente collegato. Non ho niente di diverso da dire. È già stato detto tutto. Lo dicono già altri. Ci sono già altri più bravi di me. E quindi la domanda ha molto senso, no? Cosa ti differenzia dagli altri? Perché se tu lanci un podcast, scrivi un libro o c'hai un blog, io dovrei venire da te invece che dagli altri 200 che in Italia parlano dello stesso argomento? Secondo me, rispondere a questa domanda, sviscerarla, entrare in dettaglio può essere d'aiuto a molte persone, no? Conoscendo anche le cose di cui vi occupate voi che mi seguite. La chiave è capire che quello che ti differenzia sei tu. È veramente così, è veramente così. Fatemi spiegarla meglio, altrimenti sembra una supercazzola prematurata. No, no, sei tu. Cioè, nel senso, è chiaro che quell'argomento è un argomento già stato trattato. Quello è inevitabile. Non esistono cose nuove. Lo sapete, no? Come la penso su questo tema, ne ho parlato molto spesso. Lì fuori è tutto un remix. Non esistono cose originali. Non esistono in tutti i campi. Non esistono, è tutto un remix. È tutto un rubare l'uno dall'altro. Ed è una cosa con la quale dobbiamo fare pace. È una cosa bellissima da sapere, che dovrebbe tranquillizzarci, non spaventarci. Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'arte, nella musica, nei libri, dappertutto, qualsiasi sia l'ambito che vi viene in mente, facciamo dei passettini in avanti, no? Dei progressi, degli step, lavorando su quello che hanno fatto gli altri prima di noi. È così che va avanti, pure la ricerca va avanti così. E questo lo trovate, no? Dai libri di Seth Godin, come La Pratica, che è un bellissimo libro sul tema che vi consiglio, a, non lo so, la biografia di Stephen King, quindi autori di ogni tipo, esperti di ogni tipo, vi dicono sempre quello. Oh, non fissarti sull'essere originale, nessuno è originale, nessuno fa niente di nuovo. No, il valore è in quello che ci metti tu. Abbiamo detto, è tutto un remix lì fuori. Ma cosa rende veramente originale, diverso, no, differenziante, quella cosa fatta da te? Quindi quel contenuto, quel libro, quel video, quel podcast e così via. Il fatto che lo stia facendo tu, perché tu lo fai con un certo tipo di esperienza, con un certo tipo di approccio, con un background di studi, no? Con un track record alle spalle, con un certo tono di voce, uno stile e così via. Quella è la roba che ti differenzia. Questo passaggio è fondamentale, perché nel momento in cui decidete di iniziare a parlare di, che ne so, tecnologia, volete fare le recensioni dei cellulari, ma sapete quanti cazzo di canali YouTube ci sono che fanno le recensioni dei cellulari, no? Da Galeazzi e tutti i mille cloni che sono nati dopo. Ma perché continuano ad esserci, continuano a nascere e continuano a crescere? E perché potete farlo anche voi se avete voglia di parlare di quella roba? Perché tanto quello che vi differenzia è il come tu parli di tecnologia, di smartphone, di quello che è. Io vengo da te, voglio ascoltare te, perché mi piace il modo con il quale tu lo fai. Perché magari, che ne so, nel tuo caso specifico hai, lavorato 10 anni in Cina e quindi conosci tutti i retroscena della produzione industriale della componentistica. Faccio per dire, no? La prima cosa che mi viene in mente. Oppure perché hai lavorato per 10 anni in Samsung e quindi conosci l'industria di dentro e come funziona il mondo corporate. La prima cosa che mi è venuta in mente. Oppure perché parli 5 lingue, hai viaggiato il mondo e conosci i trend differenti tra Oriente e Occidente. Me sto inventando, però quello che voglio dirvi è te, la differenza sei tu, il tuo background, no? Il tuo trascorso, l'esperienza in quello che metti nel comunicare quell'argomento. Ecco perché parlo di marketing e di business, nonostante in Italia ci siano tantissimi esperti che hanno iniziato anche molto prima di me e che sono anche molto più bravi di me. E perché voi siete qui sopra? Perché vi interessa quello che dico io su quell'argomento, il mio punto di vista, col mio stile, col mio tono, con la mia esperienza e così via, col mio taglio.
Il mio taglio qual è? È un taglio molto schietto, lo sapete, se siete qua sopra non vi scandalizzate perché dico cazzo, no, durante un episodio. Un taglio molto schietto, molto diretto, no, molto senza troppi peli sulla lingua, sempre basato sulla sperimentazione, sempre basato sul guardare i dati. Queste cose mi caratterizzano e magari non le trovate in qualcun altro che avrà altre cose che lo caratterizzino, no? Attenzione, questo non è un mercato a somma zero, questa è una cosa importante che dobbiamo ricordarci. Leggetevi Il gioco infinito di Simon Sinek, se non l'avete letto, ve l'ho consigliato spesso, ma leggetelo se non l'avete ancora fatto. Questo non è un mercato a somma zero, quindi voi potete seguire me e seguire altri 10 bravi creatori di contenuti che parlano di argomenti simili, perché ognuno di noi porta qualcosa sul piatto che ha un valore. E quella cosa che ha valore è l'esperienza di quella persona, no? È il fatto che lo personalizza in un certo modo. Quindi non è che io mi sono inventato qualcosa di nuovo. Non sono il primo a parlare di questa roba. Non sono sicuramente il primo a parlare di growth hacking, di tutto il mondo, no? Di queste metodologie basate sulla sperimentazione. Ma quando ne parlo io lo faccio con, no? Ho certi clienti, ho certi studenti, e quindi posso portarvi dei casi studio che qualcun altro non può portarvi. Ho una mia scuola, e quindi posso raccontarvi quello che succede nella mia scuola. Insegno ai master e posso raccontarvi quello che vedo con gli studenti. Vivo all'estero e quindi posso raccontarvi le differenze con l'Italia. Sono le prime cose che mi vengono in mente, però queste diventano le caratteristiche differenzianti. Quindi non vi fasciate la testa, non perdete tempo a prestare quelle cazzate, come faccio a trovare il modo di non essere uguale agli altri, cosa dico di diverso, è stato già detto tutto. No, non è così, non è quello il punto. Certo che è stato già detto, ma cosa c'è da dire ancora sull'email marketing? Cosa c'è da dire sulla SEO? Cosa c'è da dire sul, non lo so, qualsiasi argomento vi possa venire in mente? Io voglio sapere però come lo dici tu. È quella la parte veramente interessante. Voglio sapere come lo dici tu. Perché fai quel ragionamento? Perché arrivi a quelle conclusioni? Perché mi dai quei consigli, mi fai fare quelle riflessioni e così via? E quello è il mix di, come abbiamo detto prima, competenze, esperienze, no? Il nostro track record, il come ci siamo contaminati lungo la strada. Ed è questa la cosa che veramente fa la differenza. Grazie mille per essere arrivati alla fine di questo episodio. Questo era un tema fondamentale, secondo me importantissimo, che volevo trattare da veramente tanto 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 tempo. Come ci si differenzia? A volte veramente ci facciamo mega pippe mentali sul trovare il modo di essere diversi da tutti quanti gli altri. Basta mettersi allo specchio, è quello che ci rende diversi da tutti quanti gli altri. E ricordatevi che non è un gioco a somma zero, ok? Quindi io posso seguire 10 persone che parlano di automobili e sono tutte 10 interessanti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete mai vissuto questa problematica, se vi fate mai queste, no, avete queste paure, vi fate queste pippe mentali, e quindi se l'episodio di oggi in qualche modo vi ha dato qualche spunto per sbloccarvi, per farvi andare avanti, per fare una riflessione, per fare un test semplicemente. Aspetto i vostri commenti come sempre, perché si generano delle discussioni interessanti qui sotto. Prima di salutarci vi ricordo ovviamente di seguirmi sui vari social, e quindi mi seguite sul canale YouTube se preferite il formato video, e quindi guardarmi negli occhi mentre parlo, oppure il podcast se volete solo ascoltarmi mentre state a fare la spesa, in palestra, al parco col cane, non lo so dove mi ascoltate. Ma in generale ricordatevi di aggiungermi su LinkedIn, che è il posto dove sono un pochino più attivo. E prima di chiudere vi ricordo che ho una scuola online, un'academy che si chiama Growth Program. Fatevi un chat su growthprogram.it, vi lascio il link qui sotto in descrizione. In quella scuola per esempio ci sono tantissime persone che dopo mesi hanno superato questo blocco, no? Esattamente lavorando su quello che dicevamo nell'episodio di oggi, quindi sul trovare, no, l'elemento differenziante, ma in sé, nella propria esperienza, nel proprio background. Quindi se avete un vostro progetto o state per lanciare un vostro progetto, fate business, no, siete interessati ai temi di cui parlo qui sopra, fatevi un getto su growthprogram.it, perché oltre ad essere una bella scuola con dei contenuti veramente di qualità, c'è pure una bellissima community di gente che si confronta quotidianamente su questi temi, e secondo me questo è un bel valore aggiunto. Fatevi un chat su growthprogram.it se volete saperne di più, e vi do appuntamento al prossimo episodio.